referendum del 4 dicembre, il referendum che si terrà in tutta Italia, le motivazioni del sì. Ce ne parla qui a Mazara del Vallo il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giachetti. Allora, quali sono queste motivazioni che deve spingere il cittadino a votare sì? Ma le motivazioni sono semplici, è che queste riforme le stiamo inseguendo da 35 anni. Sono sostanzialmente le stesse, centrodestra e centrosinistra, che si sono susseguiti ai governi da 35 anni, alle bicamerali da 35 anni, propongono sostanzialmente le stesse cose, in particolare la famosa fine del bicameralismo perfetto, cioè che le due Camere facciano la stessa cosa. Abbiamo fallito per 35 anni, adesso abbiamo una grande opportunità, sappiamo perfettamente che servono per fare in modo che il nostro paese si riallinei ai paesi di tutto il mondo, in particolare dell'Europa. E adesso diciamo la politica ha fatto la sua parte, adesso tutto è nelle mani dei cittadini, i cittadini questa volta decidono. Sì, è tanto chiacchierato appunto il ruolo che avrà in futuro il Senato, allora chiariamo appunto questa situazione, quale sarà il ruolo del Senato, i senatori, quanti saranno e che, se saranno stipendiati oppure no, perché questo qua poi è il tassello principale. Ma innanzitutto il ruolo è un ruolo che distingue le funzioni tra la Camera. La Camera sarà eletta direttamente e darà la fiducia al governo, esattamente come accade in tantissimi altri paesi, faccio l'esempio per tutti la Germania. Poi c'è una seconda Camera che invece è una Camera delle autonomie, noi l'abbiamo chiamato il Senato delle Regioni, che avrà il compito diciamo di rappresentare le istanze delle comunità locali nella legislazione nazionale. Spariscono 315 senatori con 315 stipendi e con 315 pensioni e ci saranno dei senatori eletti dai consigli regionali che avranno il loro stipendio e che quindi non comporteranno spese ulteriori per lo Stato. È un grande risparmio, ma il risparmio non è solo questo, il risparmio è il tetto agli stipendi dei consiglieri regionali che saranno commisurati a quelli dei sindaci capoluogo, è il taglio dei fondi ai gruppi regionali che porterà un risparmio, è il taglio del CNEL che è una struttura che sostanzialmente non è servita a niente per 50 anni e che ci costa appena 20 milioni l'anno. C'è un pacchetto, ma la riforma non è soltanto ovviamente un risparmio, è anche un risparmio e credo che sia un fatto positivo. E anche un risparmio di tempo per quanto riguarda appunto le leggi? Beh sì, assolutamente sì. Adesso non so se avete ascoltato in televisione nei giorni scorsi, è stata la Corte Costituzionale a stabilire che i bambini possano avere il cognome sia della madre che del padre, c'è una legge che giace in Parlamento da anni e che con rimpallo tra Camera e Senato è ferma perché la politica non decide. Ecco, avremo la possibilità di evitare che ci sia questa spola tra Camera e Senato che consente un po' alla politica di imboscarsi e soprattutto che non consente di risolvere i problemi. I vertici del PD riunito questa sera per parlare delle motivazioni del sì a questo referendum che si terrà il 4 dicembre in tutta Italia, parliamo appunto delle motivazioni, cosa dire appunto al cittadino che non sa e che è un po' indeciso? Questa sera siamo qui proprio per questa ragione, abbiamo invitato i nostri cittadini a partecipare a questo incontro perché è necessario capire, entrare nel merito della riforma. Non abbiamo la pretesa di dire che questa è la riforma perfetta, ma abbiamo sicuramente la certezza che questa riforma può aiutare l'Italia ad avere una marcia in più, a essere più competitiva, più veloce, più europea, un'Italia più a passo con i tempi. Il bicameralismo, il famoso bicameralismo che chiediamo di abolire con questa riforma esiste solo nel nostro paese, nel resto d'Europa è scomparso già da tempo. Secondo me è una riforma che non possiamo farci scappare di mano, ci hanno pensato per tanti anni, tutti i partiti che si sono avvicendati per più di 20 anni hanno tentato di mettere mano a questa riforma, finalmente questo governo è riuscito a portarla in Parlamento, a farla votare all'intero Partito Democratico, a farla votare anche ad altre forze di altri partiti, quindi non vedo il perché fermarci proprio adesso. Cosa diranno gli italiani secondo lei? Io spero che gli italiani intanto votino in maniera consapevole, sono tante le ragioni per dire sì, a parte quello che ha detto Teresa ci sarebbe anche da aggiungere che
è vero, il bicameralismo paritario deve comunque, diciamo, smettere di esistere, quindi noi vogliamo eliminarlo, perché non è importante fare tante leggi, è importante fare le leggi giuste, le leggi che servono ai cittadini in tempi certi, perché servono proprio in dei precisi momenti. Intanto anche nel testo della riforma è importante anche la partecipazione democratica, quello che è l'istituzione del referendum propositivo, la possibilità di avere, di poter portare in Parlamento le leggi per le quali si raccolgono 150.000 firme. L'aumento delle firme è perché comunque gli italiani non sono nello stesso numero di 48, del 48 quando è stata approvata, emanata la Costituzione, quindi sono molti di più, ma nello stesso tempo raccogliere 150.000 firme, esprimere l'esatta volontà dei cittadini al bisogno di fare una proposta. E poi la revisione del titolo quinto di fatto dà realmente la cognizione, volendo, diciamo, eliminare le materie concorrenti che hanno creato tanti problemi e che dipendevano prima dalle regioni, adesso si può parlare in questo modo e questa revisione di sistema paese. Diceva bene Teresa, noi dobbiamo avere un paese che continua nelle sue riforme, il suo processo di riforma, e che va avanti. Una platea riunita questa sera per sapere i motivi del sì, quindi cosa votare il 4 dicembre al referendum nazionale? Naturalmente sì, perché è difficile capire perché votare no. Se si vuole guardare al futuro di questo paese, se si vuole semplificare quello che sono i procedimenti decisionali del nostro Parlamento, è chiaro che bisogna votare sì. Se vogliamo eliminare un organo come il CNEL che non ha prodotto nulla, sì. Se vuoi cambiare in meglio il rapporto Stato-Regioni, voti sì. Tutto questo riguarda non un singolo partito, non un leader, non una classe dirigente, ma il futuro dei nostri figli. Sono tanti gli indecisi, cosa dire loro? Beh, sostanzialmente finalmente abbiamo l'opportunità, dopo 35 anni, di fare quello che chiediamo, quello che ci dicono che doveva essere fatto in questi anni e che non era mai stato fatto. Finalmente questa opportunità, cioè la politica ha fatto il suo lavoro, è riuscita a portare in porto questa riforma, adesso la responsabilità è tutta nostra. Io dico che non bisogna dare l'alibi a quella classe politica che non ha fatto per troppo tempo, promettendoci che avrebbe dovuto, che avrebbe fatto, e che ora vuole far prendere al popolo la responsabilità di dire no, non vogliamo cambiare. Noi vogliamo cambiare, votiamo sì convintamente. In questo referendum non c'è quorum, proprio per questo è ancora più importante andare alle urne. Sì, bisogna andare e esprimere la propria preferenza. Noi naturalmente siamo per il sì, è un referendum confermativo. La politica ha fatto il suo corso, ora i cittadini potranno scegliere, non ci sono più alibi. Con la certezza che il 4, se non vince il sì, non cambierà nulla e avremo ancora i senatori, i 315 senatori, il CNEL, una confusione fra Stato e Regioni. Quindi il sì è una scelta davvero di futuro e di cambiamento. Basta un sì è il motto di questa campagna referendaria per il 4 dicembre, è una serata andata benissimo, tante le argomentazioni stasera. Tante le argomentazioni, perché la campagna del referendaria per il sì è ormai entrata nel vivo, stiamo spiegando ai cittadini italiani che votare sì vuol dire cambiare questo paese, votare no significa lasciare che le cose rimangano così come sono, cioè significa con la casta, con le spese per la politica, con 315 parlamentari in più, significa fare esattamente il contrario di ciò che i cittadini italiani chiedono da 30 o 40 anni, per cui io credo che ognuno di noi ha il dovere di convincere un numero maggiore possibile di cittadini per far sì che la campagna per il sì non sia la campagna del Partito Democratico, la campagna di Baldo Cucciardi, ma sia la campagna di chi vuole cambiare realmente questo paese, di chi vuole che vengano abbattute le spese per la politica, di chi vuole che vengano diminuiti il numero dei parlamentari, di chi vuole eliminare organismi inutili come il CNEL, di chi vuole finalmente regolare in maniera precisa e certa i rapporti fra lo Stato e le regioni. Buonasera a tutti, un cordiale saluto. Grazie per la vostra numerosa presenza. Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento al vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Roberto Giachetti, che molto gentilmente ha accettato il nostro invito di venire qui stasera a Mazara
ad illustrarci la riforma costituzionale, le ragioni del sì, della riforma su cui saremo chiamati a votare in occasione del referendum del 5 dicembre, del 4 dicembre, scusate. Abbiamo il pensiero al 5 dicembre. Saluto la senatrice Pamela Orrù, il segretario provinciale del Partito Democratico, l'avvocato Marco Campagna, la segretaria del circolo del Partito Democratico di Mazara, Teresa Diadema, e l'ingegnere Giacomo D'Annibale, che è il coordinatore del comitato Basta un Sì di Mazara. Per noi è veramente un grande onore e un grande privilegio avere qui stasera l'onorevole Roberto Giachetti, che ci ha onorato della sua presenza, e per questo ringraziamo anche la nostra comune amica Iana Cardinale. Noi abbiamo voluto fortemente l'onorevole Giachetti perché per tanti di noi è un punto di riferimento politico, per la sua storia personale, per il suo impegno, per la sua generosità, la sua passione, il coraggio di tante sue scelte. Ma soprattutto per noi è un punto di riferimento per le sue battaglie combattute in tutti questi anni a favore dei diritti politici, dei diritti civili. Tante cose sono state fatte in Italia in questi anni, soprattutto in questi ultimi anni, sul tema dei diritti, ma ancora tanta strada abbiamo da fare. E approfitto anche dell'occasione per rivolgergli un invito anche in futuro, se vorrà partecipare alle nostre iniziative che faremo su queste tematiche, proprio per portarci la sua esperienza, il suo supporto, il suo sostegno. Quindi grazie ancora. Invito la segretaria del circolo, Teresa Diadema, per un saluto. Un benvenuto all'onorevole Giachetti. Per noi è veramente un vero piacere averlo nella nostra città questa sera. Un benvenuto a Pamela Orrù, la nostra senatrice, a Marco Campagna, a Giacomo D'Annibale, lo vedo più spesso, benvenuto anche a lui, ha fatto oggi anche da traghettatore verso Mazara del Vallo, da Trapani. E soprattutto un benvenuto a tutti coloro che questa sera hanno rinunciato, onorevole, anche alla partita, per essere qui con noi, e quindi hanno fatto un grande sacrificio. Ovviamente essendo romanista l'ho fatta apposta. Lo immaginavamo, l'avevamo capito. E quindi dicevo, veramente per noi è un grande piacere che voi ci siate qua, perché questa sera vogliamo parlare di questa riforma costituzionale, di questo referendum che andremo ad affrontare il 4 dicembre. È importante capirne le ragioni, è importante che ognuno di noi si convinca anche da solo, leggendo i testi, ascoltando le persone per bene. L'onorevole Giachetti lo è, perché è una persona che stimo veramente, e glielo dico con franchezza, e per cui è un piacere per tutti noi questa sera ascoltarlo. E io ci tengo a presentare la nostra città, che è una città splendida, onorevole Giachetti. Io spero che abbia la possibilità di poterla visitare. È la città chiamata il balcone del Mediterraneo dagli storici e gli intellettuali, e non sto a spiegare il perché. È la città che è stata frontiera di Fenici, di Greci, e da qui sono passati Arabi e Normanni. Mi piace ricordare Mazara per un motivo particolare. Mazara è stata sede del primo Parlamento siciliano, e quindi ecco l'importanza della nostra città parte sin da lì. Sì, è stata sede del primo, così il conte Ruggero ha voluto. È anche la città del satiro danzante, delle 100 chiese. Sì, il primo Parlamento è stato sede, cioè, no, qui abbiamo il satiro danzante, che è veramente bellissimo da visitare. È la città capitale della pesca, lo è stato quantomeno, perché adesso viviamo un periodo brutto di grande crisi. È una crisi che attanaglia un po' tutte le città d'Italia.
La nostra città ha subito anche un governo cittadino che non ha saputo sicuramente fare grandi cose e valorizzare quelle che sono le nostre potenzialità, quindi noi qui abbiamo bisogno del governo, dell'attenzione del governo regionale, dell'attenzione del governo nazionale, abbiamo bisogno che a Mazara arrivino le risorse e quotidianamente il nostro lavoro è dedicato a questo, ad attenzionare quelli che sono i problemi della nostra città, ai nostri rappresentanti di governo, li torturiamo praticamente quotidianamente, anche Pamela ne sa qualcosa. E abbiamo avuto la visita istituzionale alcuni giorni addietro del sottosegretario Luca Lotti e questo certifica sicuramente l'importanza che Mazara ha anche a livello, anche all'interno del programma del governo nazionale. E io ho ben poco da aggiungere perché sulla riforma parlerà sicuramente meglio di me l'onorevole Giacchetti, per cui insomma chiudo qui e do la parola a Pamela, credo. Sì, diamo la parola alla senatrice Pamela Orru. Buonasera a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Vedi Roberto che interesse che c'è ad ascoltare anche con la partita. Non ci saranno tanti juventini, penso, però va bene così. Ci sono, ecco. L'onorevole Guicciardi sta arrivando, infatti stavamo anche... Grazie a Teresa, grazie a voi per aver organizzato, grazie a Giacomo e grazie a Iana. Salutiamo l'onorevole Guzzardi. Che ci ha permesso di avere Roberto qui a Trapani, prima a Trapani e poi a Mazara. Questa campagna referendaria, grazie a tutti quelli che ovviamente hanno organizzato e che si spendono in queste ore per tutto. Qui il segretario provinciale, diciamo, è a dura prova, anche insieme a tutti i segretari cittadini. Questa è una campagna referendaria un po' diversa dalle altre, mi sento di dire e lo ripeto spesso perché è una campagna nella quale noi stiamo cercando di far comprendere realmente quello che dice il testo, quello che abbiamo votato, quello che vogliamo fare e quello che prevede questa riforma, avendo contro da una parte chi invece non avendo letto il testo e comunque strumentalizzando tutto quello che prevede il testo, mira a raccontare bugie, le famose fra virgolette bufale, e quindi noi ci impegniamo ogni giorno per dimostrare e per realmente fare capire quali sono le nostre ragioni del sì e perché è importante questa riforma. Dei punti semplici di cui poi ovviamente parlerà Roberto più di me, ma io mi sento anche di fissarli perché anch'io insieme a lui ho votato questa riforma, abbiamo creduto in questo testo, sappiamo bene che non è il testo migliore del mondo e che probabilmente si poteva fare meglio, si poteva fare diversamente. Però vedete, qui ci sono anche dei consiglieri comunali, lo sapete anche nelle istituzioni comunali, nei consessi comunali, le delibere vengono approvate se ci sono i voti e se sono condivise da una maggioranza. Bene, questo abbiamo tentato di fare noi. Tanti dicono che questa riforma è una riforma che parte da un'iniziativa governativa dicendo che non era possibile, che è viziata già dall'inizio. Bene, il percorso di una riforma costituzionale viene fissato da uno stesso articolo della Costituzione, che anche questo la dice lunga, lo dirà già come ho sentito molto meglio di me Roberto, e che già prevede quindi, e che già era in discussione da Meuccio Ruini, che fu uno dell'assemblea della Commissione dei 75, che poi fece la dichiarazione di voto al momento dell'approvazione. Quindi già nasce non accontentando le attese di tutti, già sapendo che comunque si poteva migliorare. E quindi proprio nell'articolo 138 è fissato da parte di chi, come, qual è l'iter di questa, del percorso di modifica. Però non è fissato da parte di chi deve essere iniziativa legislativa. Quindi è vero, questa riforma parte da un'iniziativa governativa per dei motivi politici, ma poi diventa e se ne approva il Parlamento, perché sono stati discussi, presentati milioni di emendamenti, poi noi al Senato abbiamo assistito a sceneggiate, Roberto, che come dire, abbiamo visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Però è vero che poi diventa governativa, perché nel momento in cui si toccano, noi abbiamo cominciato con la modifica del Senato, perché una riforma che prevede l'eliminazione di una Camera, l'eliminazione del Senato come senatori, perché il Senato non viene eliminato, il Senato viene trasformato, si è reputato giusto che le prime modifiche cominciassero da noi, perché noi siamo l'esempio, siamo stati della politica che riforma se stessa. Noi abbiamo votato l'abolizione di quello che è il nostro ruolo, quello che è la nostra carica. Quindi realmente
per quello che viene detto in tutti questi mesi e negli anni siamo sempre sentiti dire, abbiamo votato l'abolizione di una parte della casta, di ben 315 parlamentari, senatori. E quindi questa riforma diventa parlamentare, perché questo è, e fissiamo dei punti, i punti precisi: la fine del bicameralismo paritario. Non perché le leggi si possono approvare più velocemente, ma non perché in questo paese servano più leggi. Le leggi servono, e servono esattamente per migliorare la vita dei cittadini, e quando viene richiesto un processo legislativo di emanare una legge, quella legge serve in quel momento, quindi è solo proprio per regolare la vita dei cittadini, delle comunità, delle amministrazioni, a seconda di che tipo ovviamente di legge stiamo parlando. Ritardare questo percorso ritarda comunque quello che poi di fatto viene prospettato, quelle che saranno poi le refluenze proprio del cittadino e delle comunità. Il Senato trasformato in questo modo, con la rappresentanza delle regioni, rende per le materie di competenza, perché avranno competenze diverse, rende più vicini quelli che sono i territori, quindi quello che sono i consiglieri regionali, in questo momento previsti i sindaci, che possono portare ancora di più le realtà di quello che sono i territori e rappresentarle, non solo, e avranno anche il compito di vedere che refluenze hanno le leggi approvate e tutto quello che riguarda i provvedimenti europei proprio in questi territori. Una cosa che io amo sempre dire, perché è molto criticata e ci tengo, è la democrazia partecipata finalmente ha un senso. Dare al referendum la possibilità di avere, a parte la raccolta che molti dicono non viene, che come se si passa direttamente 800.000 firme, le 500.000 non vengono eliminate, si passa 800.000 firme, però si ha la certezza che comunque quel referendum abbia un seguito, così come le proposte legislative saranno finalmente regolate. Qualcuno dice, ma perché non l'avete messo come verranno regolate? Bene, diciamo, non vorremmo stupire nessuno, ma non si possono fare proposte di legge di cose che non esistono, quindi né si può fare una proposta di legge per quanto riguarda la legge elettorale per quello che comporta i prossimi senatori, né tantomeno tutto quello che ne è regolato, esattamente come il referendum propositivo, perché fino a quando, se passa la riforma e se sarà approvata, ha un senso regolare il Parlamento, si metterà subito in moto a farla, su cose che non esistono purtroppo non si può fare. Quindi questo è un momento importante, noi l'abbiamo votata, noi ci crediamo, non è soltanto la riforma del Partito Democratico, è la riforma di una maggioranza, di un Parlamento che comunque ha creduto in tutto questo e che vuole che questo Paese vada avanti, perché il nostro Paese, questo è un governo, sono stati 3 anni, soprattutto 2 di riforme. Questa è una riforma fondamentale per il Paese, ma è una riforma che riguarda ognuno di noi. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, l'abbiamo votata, ci abbiamo creduto, è successo di tutto in questi 2 anni. A questo punto la parola aspetta a voi, ai cittadini. In questo momento noi l'unica cosa che ci preme fare, che vogliamo fare e che riteniamo importante è dire quali sono le reali ragioni del sì in base a un testo e non a fantasie o a bugie. Grazie. Grazie Pamela. Allora invito l'onorevole Baldo Gucciardi, assessore alla sanità. Ma grazie, buonasera. Siamo qui per ascoltare soprattutto il nostro amico presidente Roberto Giachetti, che come tutti noi si sta spendendo per un percorso che ci vede impegnati. Si dice a far prevalere le ragioni del sì, e questo è un ragionamento che mi ha lasciato sempre perplesso. Pamela ha finito il suo ragionamento dicendo: questa non è la riforma del Partito Democratico, tant'è vero che qualcuno, con mio sommo rammarico, all'interno del nostro partito ha ritenuto e ritiene, come dire, di sostenere le ragioni del no. Ma guarda caso, per la prima volta da che si parla di referendum, il sì e il no coincide esattamente con il sì ad un cambiamento auspicato in tantissimi anni e il no a un cambiamento che evidentemente ciascuno di noi, tantissimi, la stragrande maggioranza degli italiani ha auspicato in tantissimi decenni, perché
Io non entrerò nel merito specifico perché il nostro amico Roberto Giacchetti lo farà in maniera puntuale e specifica, ma mi limito a fare alcune riflessioni. Sfido chiunque che incontrate in questi giorni che ci separano dal referendum che possa affermare con, come dire, senza il timore di fare il Pinocchio, che non abbia auspicato negli ultimi 20, 30 o 40 anni la diminuzione del numero dei parlamentari. Provate a trovarne uno, se lo trovate chiamatemi e fatemelo sapere. Cioè una persona, un cittadino che in questi anni non abbia auspicato la diminuzione del numero dei parlamentari, la rottura della casta, di questa casta insopportabile come è stata definita in questi ultimi anni, che ha fatto le fortune dei populisti dell'ultima ora e anche di qualche, come dire, decennio fa. Cioè l'aggressione alla casta, perché i parlamenti che si sono succeduti, le diverse commissioni e diversi protagonisti, anche qualcuno autorevole all'interno del nostro partito schierato in maniera aperta per il no, che hanno provato a riformare la nostra Costituzione per provare a fare del nostro paese un paese normale. E poi provate a trovare qualcuno che in questi anni non abbia immaginato che si spenda troppo per il funzionamento degli organismi parlamentari, qualcuno che non pensi che costino troppo i consigli regionali. Trovatemi qualcuno che ritenga che in questo nostro paese si debba salvare il CNEL. Anzi, intanto fatevi spiegare che cos'è il CNEL, se c'è qualche cittadino del nostro paese che sa esattamente a che cosa serve il CNEL. Non credo che possa saperlo, non per demerito suo, perché non è servito assolutamente a nulla, quindi non lo può sapere nessuno. Ricordava poco fa Roberto Giacchetti che soltanto 3 provvedimenti ha esitato in diversi e diversi decenni di vigenza della nostra Carta Costituzionale, di questa nostra Costituzione, ed è un organismo che costa più o meno 20 milioni all'anno, che nel periodo di vigenza è costato più o meno 1 miliardo di euro, e insomma qualcuno che ritenga che non si debbano diminuire le spese, non della democrazia come abbiamo sostenuto noi, ma le spese, come dire, della politica. Ricordavi tu poco fa l'abbattimento del finanziamento pubblico dei partiti, adesso aver, come dire, eliminato i senatori pagati, ecco, i senatori pagati, lo diciamo questo ai cittadini. Questa riforma contiene esattamente questo. Si possono risparmiare, c'è un dibattito ampio, comunque nessuno dice, neppure Brunetta, lo ricordo anche tu questo, neppure Brunetta, che si risparmi meno di 50 milioni all'anno, quindi il dibattito è aperto in aumento, non certamente in diminuzione. Io ricordo giustamente l'assessore regionale alla salute che in 3 anni con 150 milioni potremmo costruire un nuovo ospedale, cioè ogni 3 anni costruiamo un nuovo ospedale nel nostro paese, ma mi sembra poco tutto questo. Allora le ragioni del sì e del no non possono essere le ragioni di una parte. Questa è la ragione per cui io, come dire, lo dico con grande schiettezza, questa, come dire, non è la mia campagna per il sì referendario, questa è la campagna del sì referendario dei cittadini italiani, è la vostra campagna referendaria. E siccome noi riteniamo che se malauguratamente dovessero vincere altri che in questo momento hanno fatto in maniera strumentale e pretestuosa, lo dico, come dire, senza timore di essere smentito, hanno fatto scelte diverse, è chiaro che questo Paese si dovrà rassegnare a tenersi la casta, a tenersi le spese della casta, a tenersi le spese dei consigli regionali, a tenersi il bicameralismo paritario, dove, attenzione, non tanto per i tempi che occorrono per fare una legge, perché per fare una buona legge possiamo pure spendere qualche mese in più, ma anche per la qualità della legislazione, che certamente il bicameralismo paritario non ha favorito. Per cui io dico, e me ne assumo la responsabilità, io non l'ho votata, quindi Giacchetti e Orru l'hanno votata, per cui, come dire, devono essere un tantino più prudenti. Io non l'ho votata e dico che questa è la migliore riforma che poteva votare il Parlamento del nostro Paese, perché la riforma
perché è la riforma che ci consente di diventare, come dire, un paese normale, un paese che deve vergognarsi quasi di fronte, che so, agli Stati Uniti d'America, che con oltre 300 milioni di abitanti hanno più o meno 500 parlamentari, un sistema ovviamente diverso, ma anche il nostro è un sistema molto articolato, con una democrazia del territorio, le regioni, i comuni, eccetera. Per cui io sono qui stasera ad accompagnare il nostro amico Presidente insieme a Pamela e insieme ai dirigenti del nostro partito, al nostro segretario provinciale, semplicemente per rappresentarvi queste mie brevi riflessioni e per sfidare all'esterno di questa stanza chi la pensa in maniera diversa rispetto alle cose che poco fa vi ho detto. Quindi buon lavoro, non volevo convincere voi perché so che nella stragrande maggioranza siete assolutamente convinti, però tutti voi potete convincere fuori da questa stanza, da questa assemblea, da qui al 4 di dicembre, tantissimi cittadini che faranno certamente la differenza. Io penso che il sì alla fine in questo nostro paese deve vincere, altrimenti dovremmo tutti insieme fare una riflessione profonda che non sarà la riflessione del Partito Democratico, ma sarà la riflessione per la democrazia del nostro paese. Vi ringrazio. Grazie assessore. Approfitto per salutare i circoli di Castelvetrano, Menfi, Santa Ninfa e Partanna. Ora diamo la parola all'onorevole Roberto Giachetti. Grazie. Secondo me hanno fatto apposta più basso il leggio. Comunque facciamo una cosa, facciamo un patto, speriamo che vinca la Juve. No, vi ringrazio molto, io sono contento, onorato e mi fa molto piacere, sto girando tutta l'Italia per cercare di spiegare le ragioni del sì a questa riforma e sono molto contento di essere riuscito a fare anche una tappa siciliana, parziale ovviamente perché la Sicilia è grande e soprattutto sappiamo che non è facile spostarsi da una parte all'altra. Però in questo modo praticamente da quando ho iniziato a girare sono riuscito a toccare tutte le regioni italiane per portare il mio assolutamente modesto contributo, ma perché penso che sia fondamentale riuscire a parlare con il più grande numero di persone, perché solo entrando nel merito della riforma noi possiamo davvero sperare non solo che matematicamente si vinca il referendum, ma che finalmente questo paese, oltre che a discutere di corruzione, di ladri, di soldi, di non so che cosa, di scandali, dicendo, finalmente si appassioni anche per quanto possibile a discutere di quelle che sono le basi, le radici della sua storia, della sua democrazia. E per fare questo, diciamo, dobbiamo mettere insieme una serie di questioni e soprattutto chiarire una serie di punti. Innanzitutto vorrei partire da una, diciamo, analizzando anche le critiche che vengono fatte alla riforma. Io vi dico subito, non è che penso che ci sia qualcuno che sia il detentore della verità assoluta. È chiaro che il legislatore, il riformatore, quando si pone il problema di correggere, aggiustare qualcosa che nel tempo si è dimostrato non andare bene, lo fa sempre con le migliori intenzioni. Io non credo che neanche dall'altra parte ci sia mai stato qualcuno che fa una riforma per fare del male a qualcun altro, del male al nostro paese o contro qualcuno. Si fa una riforma per cercare di migliorarla, poi ovviamente bisogna vedere se questo riesce. Tra le tante critiche, le prime che abbiamo sentito, vi ricorderete, c'è stata quella di questa è una riforma fatta a maggioranza, è una riforma che nasce dal governo e non dall'iniziativa parlamentare e soprattutto che è stata fatta a maggioranza. Sgombriamo subito il campo. Tutte le riforme che abbiano un minimo di organicità, e quindi non le riforme settoriali, gli italiani all'estero, piuttosto che il pareggio di bilancio, che pure è stato fatto con una grande maggioranza, sono tutte riforme che nascono dalla spinta sostanzialmente dei governi. È stato così quando abbiamo fatto il titolo quinto. La riforma del titolo quinto è una riforma che porta la prima firma di Massimo D'Alema e poi di Giuliano Amato. La riforma Berlusconi, quella che è stata bocciata con il referendum nel 2006, portava la prima firma di Berlusconi e la seconda firma del ministro, e questo paese ha fatto di tutto, Calderoli, che era il ministro delle riforme costituzionali. Quindi è assolutamente normale, a parte che non è vietato dalla Costituzione, anzi, ma è assolutamente normale che le riforme più sostanziose nascano più da una spinta
diciamo, del governo, dell'esecutivo, che non necessariamente da una spinta dei singoli parlamentari. Seconda questione, è una riforma che è stata approvata a maggioranza. Questa è una riforma che è stata approvata per i primi, è una riforma che è stata costruita alla luce del sole, alla sede del Partito Democratico, in via del Nazareno. Questo ha fatto storcere il naso a qualcuno, soprattutto in casa nostra, perché noi siamo sempre un po' così: finché le cose si fanno di nascosto a casa di Gianni Letta con il patto della crostata, va bene, quando le portiamo alla luce del sole sono uno scandalo. Io penso che abbia fatto bene Renzi a fare alla luce del sole, salvaguardando quel principio originario che dovrebbe riguardarci tutti, cioè di fare in modo che le riforme che riguardano le regole siano il più possibile condivise. Nasce così al patto del Nazareno, nasce sotto gli occhi di tutti una riforma che puntava da una parte a rivedere il titolo, la parte seconda della Costituzione, il titolo secondo, quello che riguarda l'ordinamento istituzionale, e dall'altra contemporaneamente, se lo ricordate, una legge elettorale che ci facesse superare la bocciatura della Corte Costituzionale del Porcellum. Nasce lì. E ovviamente nasce con il Partito Democratico e Forza Italia e il centrodestra. Il mitico Calderoli era relatore all'inizio in Senato di questa riforma costituzionale, che sostanzialmente, salvo per le parti modificate dal Senato, era esattamente la stessa. I primi voti che ci sono in Parlamento sulla riforma costituzionale sono voti ampi, perché ovviamente riguardano non solo il Partito Democratico, non solo la maggioranza, ma anche una parte consistente dell'opposizione. Tanto è vero che, per darvi solo una piccola così nota, il 3 dicembre 2014 l'onorevole Santanchè, che notoriamente è una donna molto vicina al Presidente del Consiglio, dichiara: Forza Italia ha fatto delle riforme uno dei suoi cavalli di battaglia fin dal 1994. Quando per prima spinse sulla necessità di dare vita a un impianto istituzionale più moderno ed efficiente. Le riforme di cui si parla oggi sono le nostre e coerenza vuole che le votiamo con convinzione. 3 dicembre 2014. Succede che un mese dopo il Partito Democratico, insieme alla maggioranza e con parte anche delle forze d'opposizione, decide di eleggere Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal giorno dopo le stesse persone che dichiaravano queste cose dichiaravano che la riforma costituzionale era la deriva autoritaria, un uomo solo al comando, l'avvento del fascismo seconda maniera e via dicendo. Perché l'Italia, purtroppo, il circo anche della politica ci sta abituando anche a cose di questo tipo. Ormai almeno uno aspettava un mese prima di fare una dichiarazione in controsenso con quello che aveva detto il mese prima, adesso si fa da un giorno all'altro e le condizioni sono queste. Ma questa legge, questa riforma costituzionale nasce in modo ampio, nasce coinvolgendo gran parte del Parlamento e per le prime volte viene votata da tutto il Parlamento. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Vorrei farvi una premessa. Non esiste, ed è evidente che non può esistere, una legge che si fa in provetta, che si fa in laboratorio, una riforma che si fa in laboratorio e che ci garantisce che è una riforma perfetta. Non esiste una riforma perfetta. Perché è del tutto evidente che il legislatore, il riformatore, si dà l'obiettivo, dopo aver compreso quali sono le cose che non vanno nell'ordinamento costituzionale, si dà l'obiettivo di in qualche modo aggiustarle, curarle. Ma è del tutto evidente che la certezza che la cura sia quella giusta è complicata da trovare. Io vado avanti tranquillamente anche senza microfono. Bene. Si saprà nel corso del tempo se tutto è perfetto, dubito, perché questo non accade salvo che nel mondo dei, non lo so, delle favole, cosa c'è da correggere, cosa c'è da aggiustare sulla base dell'esperienza. È sempre stato così. E quindi, con tutto il rispetto per i costituzionalisti che ci spiegano che questa cosa non va bene per un motivo o per l'altro, noi sappiamo che questa cosa corrisponde a quello che da 35 anni si sta tentando di fare in questo Paese, cioè riformare quella parte della nostra Costituzione che investe direttamente le nostre istituzioni e che non ha funzionato. In particolare, sotto questo punto di vista,
Stiamo parlando del bicameralismo perfetto. Cioè, il bicameralismo perfetto è una tendenzialmente anomalia che riguarda soprattutto solamente il nostro paese e che dice che una Camera fa esattamente la stessa cosa che fa l'altra. Non esiste eguale nei principali paesi europei e neanche del mondo. Questa è una delle cose che stiamo cercando di modificare. Poi veniamo alle altre e ci verremo sopra. Si dice, altra critica, ma voi state intervenendo su una Costituzione che i nostri padri costituenti hanno voluto che fosse particolarmente blindata sostanzialmente, state infrangendo delle norme che ci sono invidiate da tutto il mondo, state facendo questo. Non è vero neanche questo. La Costituzione è fatta di più parti. La prima parte, che è quella che riguarda i diritti fondamentali, che riguarda le libertà, certamente è la parte migliore che è riuscita di questa Costituzione, e gli stessi costituenti dicono, ed è vero, vedrete che ce la invidieranno per anni e anni, perché siamo riusciti a trovare una soluzione. Perché? Perché certo venivamo dal fascismo, venivamo da una sofferenza non indifferente, c'è stata una sensibilità particolare per fissare dei principi fondamentali, delle garanzie nella prima parte della Costituzione. Le altre parti, in particolare la seconda parte della Costituzione, che è quella che riguarda l'ordinamento istituzionale e parlamentare, si sapeva fin dall'inizio che era una parte sofferente. Lo sapevano i costituenti, che su questa parte si sono non misurati, si sono scontrati, e che alla fine hanno dovuto trovare una soluzione di mediazione. Ora, vedete, questo non lo dico io. Spesso e volentieri poi riportare le cose nella loro, diciamo, essenza originaria aiuta, perché ci fa capire. Quindi questa non è vero che è una Costituzione che non si sarebbe dovuta toccare, che era perfetta e che guai adesso state violando dei principi democratici che sono stati balle. Io vi leggo un passo del, lo citava adesso la collega Orlu, vi leggo un passo della relazione, è breve, non vi spaventate, della relazione del presidente, del relatore della Costituzione in Parlamento, quando spiega le ragioni della Costituzione e nelle quali dice chiaramente quello che sarebbe accaduto. Tra l'altro dice: pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, come richiede la tutela delle libertà democratiche, abbiamo consentito un processo di revisione che richiede meditata riflessione, ma che non la cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento, e così avverrà. La Costituzione sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi ed i nostri figli rimedieremo alle lacune e ai difetti che esistono e sono inevitabili. Ma non si ferma, vuole spiegarlo meglio questo concetto, e a un certo punto dice: nessuna Costituzione è perfetta, tutte le volte che se ne è fatta una sono risuonati lamenti e deprecazioni fra i costituenti. Un giudizio pacato sui pregi e sui difetti della nostra Carta non può essere dato oggi con esauriente completezza. Difetti ve ne sono, vi sono lacune e più ancora esuberanze. Vi sono incertezze in dati punti. E conclude riferendosi proprio alla seconda parte della Costituzione, a quella che noi stiamo affrontando, con queste parole: la seconda parte della Costituzione, ordinamento della Repubblica, ha presentato gravi difficoltà. Si tenga presente che nell'edificare la nostra Repubblica non abbiamo trovato, come in altri paesi, continuità di tradizione. Avevamo tutto da fare, non abbiamo risolto con piena soddisfazione tutti i problemi istituzionali. Ne ho parlato qui più volte, anche oggi confermo che le soluzioni adottate erano, dopo tutto, le sole possibili, in attesa che l'esperienza indichi ulteriori processi e adattamenti. Il Costituente sapeva perfettamente che questa parte nella Costituzione era stata messa con un compromesso voluto e con un obiettivo raggiunto per evitare, venivamo dalla guerra, una democrazia molto fragile, il pericolo dei comunisti, la guerra fredda, il contesto storico e politico era quello che era,
Il bicameralismo perfetto è stato fatto per evitare quello che accade in qualunque paese del mondo, in particolare in Europa, cioè che si va a elezioni, c'è qualcuno che vince le elezioni, esercita la responsabilità del governo per un tot di anni stabiliti e poi risponde ai cittadini di quello che ha fatto. Questo accade normalmente. L'inserimento del meccanismo del bicameralismo perfetto è stato fatto per consentire sia a qualcuno di vincere le elezioni, ma di non poter esercitare fino in fondo quella responsabilità. La previsione di un contrappeso che potesse a un certo punto evitare che qualcuno potesse andare oltre. Motivazione assolutamente comprensibile nel 1947, dalle condizioni in cui uscivamo, ma chiaramente non più logica e non più pregnante adesso, anzi foriera esclusivamente di un'assoluta paralisi delle funzioni istituzionali. Lo dicevano, lo prevedevano e lo sapevano gli stessi costituenti. Nel corso del tempo, questa, diciamo, il punto nodale di questa riforma è il punto che noi ci portiamo appresso da 35 anni. Sono 35 anni che centrodestra e centrosinistra, bianchi, gialli, verdi, rossi, arancioni, cercano innanzitutto di mettere in piedi una riforma che faccia superare i limiti del bicameralismo perfetto. Accade, mi rivolgo a quelli che hanno i capelli bianchi, che un liberale nel 1983, Bozzi, presiede la prima commissione bicamerale che tenta di dare una riforma organica alla Costituzione e fallisce. Passano 14 anni per aspettare un nuovo tentativo di riforma della Costituzione e della riforma della bicamerale di Massimo D'Alema, salta anche quella. Passano altri 10 anni prima che si proceda a un'altra riforma organica della Costituzione, è quella di Berlusconi e di Calderoli, che nel 2006 viene bocciata al referendum. Passano altri 10 anni prima che si prospetta una nuova riforma costituzionale, che è quella che abbiamo oggi all'ordine del giorno. Non è più manco un problema politico, è un problema proprio matematico. Inevitabilmente, dopo che viene bocciata o salta una riforma costituzionale, ci vogliono almeno 10 anni prima che si riprenda. La domanda che ci dobbiamo fare è se questo Paese può attendere ancora altri 10 anni per rendere il suo sistema istituzionale, il suo ordinamento istituzionale, al passo con quello di tutti gli altri Paesi europei, e non solo per la competizione che noi abbiamo con gli altri Parlamenti europei, dove puntualmente noi dobbiamo partire con 100 metri di scarto perché ci mettiamo sempre di più, ma anche per quanto riguarda la risoluzione di tanti problemi interni che pure questo Paese ha nel suo governare, nel suo essere efficace nell'azione di governo e nel risolvere i problemi dei cittadini. Io penso che noi non ce lo possiamo permettere. E quindi sappiamo perfettamente che non stiamo parlando di una rivoluzione, stiamo parlando di quello che da 35 anni stiamo tentando di fare. D'altra parte, tra le altre accuse, voi sentite ripetere appunto l'uomo solo al comando, la torsione autoritaria, non so che, si vuole caricare il Presidente del Consiglio di chissà quali poteri. Sono balle. I poteri del Presidente del Consiglio non sono toccati, anzi pensate se poco poco avessimo toccato il Presidente del Consiglio che cosa avrebbero detto, che c'era il fascismo alle porte, andiamo con la resistenza. A differenza di quello che è accaduto con altre riforme, a me fa sorridere che Berlusconi levi la sua voce per denunciare il rischio di deriva autoritaria dell'uomo solo al comando nei confronti di Matteo Renzi, perché è vero che siamo in una recita costante, ma qui superiamo il funambulismo. Cioè, la riforma, per essere chiari, della bicamerale di D'Alema, che era sostanzialmente un semipresidenzialismo, prevedeva, per esempio, che il Presidente della Repubblica, il capo, diciamo, potesse nominare e revocare i ministri, che potesse addirittura, come dire, arrivare allo scioglimento delle Camere. La riforma di Berlusconi a tutto questo aggiungeva che il Presidente del Consiglio non aveva bisogno neanche della fiducia della Camera, perché avendo scritto il nome sulla scheda elettorale automaticamente si riteneva essere investito di una fiducia popolare. Lì
si andavano a toccare i poteri del Premier e si rafforzavano i poteri del Premier. In questo caso assolutamente no, nulla viene toccato, vengono semplificati, cosa di cui abbiamo tanto bisogno, i rapporti tra lo Stato e le regioni, i rapporti tra il governo e il Parlamento, e ci verrò. Quindi il primo punto di questa riforma è il superamento del bicameralismo perfetto, che è quello che si rincorre da 35 anni e per quanto ci riguarda come centrosinistra è quello che è nella storia dei partiti che hanno composto, che hanno fatto il centrosinistra degli ultimi 30 anni. Non voglio parlarvi del programma del PD sulle riforme costituzionali, non voglio parlarvi del programma dell'Ulivo sulle riforme costituzionali, però giro con i miei fogliettini e vi leggo il testo della proposta per le elezioni del 1994, segretario del PDS Achille Occhetto e Massimo D'Alema, Bersani e chi più ne ha più ne metta, autorevoli dirigenti di quel partito, che nel programma elettorale col quale si sono presentati agli elettori, non era il mio partito, ma ovviamente uno dei partiti che poi è confluito nel Partito Democratico, testualmente dice: il superamento del bicameralismo paritario, attribuendo ad una Camera le funzioni proprie di un'Assemblea nazionale e all'altra quelle di una Camera delle Regioni, che è esattamente quello che si fa con questa riforma. E se noi guardiamo le critiche, per questo io dico sempre il no fa fatica a, come dire, fare un confronto sul merito di questa riforma. Se voi vedete, non so se vi è capitato di vedere spesso quando ci sono i confronti, voi vedete che quelli del sì tentano di spiegare la ragione della riforma e quelli del no, cito uno per tutti, Salvini, in uno storico confronto con la Boschi parlava della riforma del bicameralismo perfetto, lui parlava dei negri che ci invadono, della Banca Etruria, di non so cos'altro, dicendo slittano sempre su qualcos'altro, perché nel merito Salvini, D'Alema, Berlusconi, tutti fanno fatica a entrarci perché dovrebbero negare quello che hanno detto 5, 10, 15, 20, 25 anni fa, perché sono esattamente le stesse cose che hanno detto prima e che stiamo facendo adesso. Per questo è importante che ci informiamo e parliamo tra di noi. Quindi che cosa succede col bicameralismo perfetto? Ci sarà una Camera che ha il potere legislativo e che ha la fiducia, che dà la fiducia al governo eletta direttamente, e che è quella, e ci sarà un Senato che sarà la Camera delle Regioni, si chiama il Senato delle Regioni, dove saranno rappresentate le comunità locali. Esattamente quello che abbiamo sempre detto. Ovviamente adesso non vi entro nei tecnicismi di quali sono le leggi di cui si occuperà il Senato, quelle di cui si occuperà la Camera, ma sostanzialmente riprende concetti che nel tempo si sono inseguiti. Allora, quando io dico che il riformatore deve sapere cosa deve andare a cambiare che non funziona, ed è il sistema delle Camere che fanno la stessa cosa e che tutti hanno sempre detto che bisogna cambiare, e cercare di indicare una strada per superarlo, per riformarlo, e solo dopo si saprà se funziona perfettamente, fare una Camera di un tipo e una di un altro significa che poi nel corso del tempo, se poi il Senato è composto perfettamente, se si poteva fare meglio, se le leggi sono giuste o non sono giuste, è chiaro che viene dopo, ma non si può usare l'alibi del voler fare una cosa perfetta per fare quello che si è fatto per 35 anni, cioè non fare assolutamente nulla e lasciare le cose soltanto come stanno. Questo non è più accettabile. Quindi vi ho parlato del bicameralismo perfetto, ma questa riforma non ha solo il bicameralismo perfetto. Questa riforma, per esempio, mette mano al titolo quinto, rimette mano al titolo quinto, esattamente per quello che vi dicevo prima. Quando nel 2001 noi abbiamo fatto la riforma del titolo quinto, non è che l'abbiamo fatta per fare dispetto a qualcuno, per fare del male al paese, per fare del male a qualcuno. L'abbiamo fatta perché era un periodo storico nel quale in una parte del nostro paese consistente, tutto il centro-nord, soprattutto il nord, parte un movimento di grande sensibilità sul tema del federalismo. Nasce intorno a questa sensibilità vasta un movimento che comunque, soprattutto se lo guardiamo riferito al nord, ha una sua forza. Il centrosinistra che governa dice: vabbè, ma quella è una sensibilità reale, in realtà il tema del federalismo è un argomento sotteso anche nei lavori della Costituente, che trova una prima, diciamo, realizzazione nel 1970 quando vengono costituite le regioni, spingiamoci e proviamo a fare una riforma che risponda a queste istanze che arrivano.
ottime intenzioni. Piccolo particolare che non hanno funzionato perfettamente. Non è tutta da buttare con la riforma, però sappiamo che è una riforma che ha fatto un sacco di problemi, ha avuto un sacco di problemi e ha fatto un sacco di danni. Dobbiamo rimetterci mano. In che cosa consistono i danni sostanzialmente? Che lì si immaginò di stabilire quali erano le competenze dello Stato, descritte in modo abbastanza vago, le competenze delle regioni, descritte in modo abbastanza vago, e poi si immaginò già in origine una terza strada nella quale trovare il modo di comporre la lotta che si sarebbe potuta aprire tra gli uni e gli altri per attribuirsi la responsabilità di quella competenza, che sono le famose materie concorrenti. Lo dico perché qui ci sono consiglieri regionali che sanno a che cosa mi riferisco. La materia concorrente di per sé origina un conflitto, perché non stabilendo a priori di chi è competente di qualcosa, inevitabilmente si apre una lotta per dire questa è di competenza mia e quell'altro dice è di competenza tua. Dove si scarica tutto questo? Inevitabilmente si scarica sulla Corte Costituzionale, che infatti da 3 anni sostanzialmente dedica la stragrande maggioranza del suo tempo a cercare di risolvere gli scontri che ci sono tra lo Stato e le regioni. Badate bene, non è solo un problema di lavoro della Corte Costituzionale, che tutto sommato anche loro non guadagnano poco, quindi se lavorano un po' di più non succede niente. Il problema è che il conflitto che nasce e che si scarica sulla Corte, essendo numerosi i conflitti, come dire, allarga i tempi di decisione della Corte inevitabilmente, sterilizza i provvedimenti che sono stati adottati. Se una regione decide di fare un provvedimento per un insediamento industriale, non so per qualunque cosa, ovviamente si crea un'attesa in quel territorio, perché quello può portare posti di lavoro, perché quello può risolvere qualunque tipo di questione. L'attesa che nasce per cose che si dovrebbero risolvere in tempi rapidi viene ovviamente sterilizzata, perché i conflitti della Corte Costituzionale possono durare anche 2-3 anni. In quei 3 anni non c'è niente, non c'è una risposta ai cittadini, non c'è una risposta all'attese e non c'è neanche il ritorno di provvedimenti che magari potrebbero essere importanti. Quindi bisognava necessariamente mettere mano a questo. E cosa viene fatto in questa riforma? Che è il punto di critica, l'avete sentito, questo articolo 117 che è così lungo, che è pieno di parole. Peraltro segnalo che è pieno di parole, sono 700 parole, l'articolo originario della Costituzione era molto più breve, le parole originariamente erano credo 350 o 400, poi siccome esiste una cosa che per fortuna abbiamo, che è il Parlamento, su questo come in altri 133 casi, questa Costituzione, la proposta costituzionale che è stata fatta in fretta e compagnia bella, ci sono voluti 18 mesi, sono stati analizzati, presentati, adesso la senatrice fa come tutti i paraventi di Roma e dicono 80 milioni, diciamocelo, non erano 80 milioni perché gli 80 milioni sono frutto dell'algoritmo sempre di quel Calderoli, quello che ha fatto una legge elettorale e poi l'ha chiamata porcata il giorno dopo, ha inventato anche l'algoritmo per fare gli 80 milioni, però è una bugia, è una cosa strumentale che usano loro. Non erano 80 milioni, salvo l'algoritmo, gli emendamenti presentati, erano solo 529.000. Cioè gli emendamenti presentati a 47 articoli della Costituzione al netto dell'algoritmo erano 599.000. Ne sono stati discussi, se non sbaglio, 4.400, qualcosa del genere. Ne sono stati votati 4.400. Per darvi un confronto, la Costituente, per approvare l'intera Costituzione, ne ha votati 1.000 di emendamenti. Ci sono stati 3.600 interventi per 47 articoli della Costituzione, ce ne sono stati credo 800 per quanto riguarda l'intera Costituzione Costituente. Questi sono i parametri della fretta, delle cose e via dicendo, ma lasciamo stare, non voglio dilungarmi. Dico semplicemente che ci troviamo in una situazione nella quale il titolo quinto abbisognava di metterci mano, erano 350-400 le parole all'inizio, grazie al Parlamento sono diventate 700. Erano comunque troppe, a parte il fatto che vi suggerisco di andarvi a vedere lo stesso articolo che riguarda la stessa materia in Germania, ce n'è il triplo di parole. Perché? Domandiamocelo perché. Basta andare all'origine, perché se uno studia e capisce che c'è un problema, analizza il problema e cerca di dare una soluzione. Qual era il problema della riforma del titolo quinto?
la vaghezza con la quale venivano descritte le competenze degli uni e degli altri, che essendo vaga inevitabilmente consentiva agli uni e agli altri di rivendicare a se stessi la competenza su quella roba. Ne deriva che tu spenderai 50 righe in più per scrivere con più compiutezza quali sono le competenze degli uni e degli altri, ma questo ti consente di ridurre di tanto quelli che possono essere i conflitti, perché se tu circoscrivi e dici chiaramente cosa deve fare lo Stato e cosa devono fare le regioni, è ovvio che ci saranno meno ragioni di conflitto, perché è in origine chiarito meglio. Se tu non lo chiarisci bene in origine, inevitabilmente accade alla fine. E quindi non c'è dubbio, c'è stato bisogno di, come dire, di specificare meglio le competenze. È venuto un po' pionino e non mi metto certo a respingere un'intera riforma costituzionale perché esteticamente non ti piace come è scritto l'articolo 117. Prenditelo così, quando andrai al governo, quando ci andrai e ci avrai una maggioranza per cambiarlo, lo cambierai. Intanto però vediamo se funziona, visto che quello è sempre di più la possibilità di partecipare alla vita democratica di questo paese, alla vita delle sue istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Si sottrae ai cittadini la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Quelli 630 della Camera li eleggono esattamente come prima. Quelli del Senato li eleggono, come succede in tanti altri paesi europei, con un'elezione di secondo grado. Perché anche questa storia che i nominati, i senatori, i sindaci, cioè è come se un sindaco, adesso non vorrei fare riferimento a vicende personali un po' afflittive, ma il sindaco di Roma è un sindaco che prende 800.000 voti direttamente dai cittadini e rappresenta quella comunità. Un presidente di regione ne prende anche 2 milioni. Un consigliere regionale prende sicuramente decine e decine di migliaia di voti diretti dai cittadini. Per andare a fare il senatore sarà scelto direttamente dai cittadini tra coloro che, adesso il meccanismo è un po' complesso, ma comunque, quindi è un'elezione di secondo grado perché non lo eleggono direttamente, ma non è che arrivano dalla luna o stavano, non lo so, a fare che cosa fino a ieri. Sono persone che hanno avuto un'investitura popolare e che vengono mandate al Senato proprio per rappresentare la comunità che li ha investiti attraverso il voto al sindaco piuttosto che al consigliere regionale. E quindi diciamo c'è sicuramente una composizione diversa, ma si votano i deputati e si votano i consigli regionali. In che cosa sarebbe sottratta la possibilità del popolo a partecipare, a votare, ad eleggere? Quest'altra falsità serve per cercare di nascondere quella che secondo me è la parte più rivoluzionaria di questa riforma. E cioè, anche qui non sottovalutate quando dico che il presupposto col quale tu fai una riforma è quello di capire cosa non va e come modificarlo per renderlo più efficace nel tuo paese, parliamo degli istituti di democrazia diretta, come si chiama. All'inizio, vi ricordate, era arrivato nel frullatore del fango e delle bugie si era messo che noi avevamo abolito la possibilità di raccogliere 500.000 firme e fare un referendum. Assolutamente no. Quella forma di referendum viene conservata. 500.000 firme, affinché il referendum sia valido, ci vuole il 50,1% degli aventi diritto. Risultato, come molti di voi che hanno avuto, diciamo, possibilità di andare a votare in questi anni come me per l'età, la stragrande maggioranza dei referendum non è valida, perché quel 50,1% non si raggiunge mai. Cosa fa un legislatore riformatore che si pone il problema di salvaguardare da una parte l'importanza della pronuncia del popolo su determinati argomenti e dall'altra però, diciamo, anche della salvaguardia dell'istituto? Dice benissimo, è chiaro che se andiamo avanti così sono soprattutto un sacco di soldi buttati, perché vorrei segnalare, io ho come noto un'esperienza radicale, raccogliere le firme, 500.000 firme, ha un costo pesante per gli organizzatori, perché ci sono i notai che devono autenticare le firme, ci sono le spese del materiale, ci sono i banchetti, cioè è un costo, non è una cosa che si fa così come dopo lavoro. Stavo arrivando, ci vedi, mi hai fregato.
oppure rivenderle, visto che te ne sono avanzate alcune, le rivendi. Vabbè, però mi frega la battuta, adesso me l'ho tenuta alla fine. Vabbè, ma troverò il modo di riarrivarci. Poi ci sono i soldi che buttiamo per allestire, che per carità, per la democrazia decidente, io sono assolutamente anche pronto a raddoppiarli i soldi, ma tutta la spesa della macchina elettorale che si mette in moto, le sezioni, gli scrutatori, le schede, le cose e via dicendo, hanno dei costi mica indifferenti, che puntualmente, insieme a quelli fatti dai comitati produttori, vengono presi e buttati nel cestino, perché se il referendum non è valido, abbiamo buttato una quantità di denaro, oltre che abbiamo buttato anche qui attese, speranze di tanta gente che magari su determinati temi voleva e avrebbe avuto piacere che il popolo italiano si fosse. Cosa fa un legislatore che si può, avendo capito che questo è il problema, cerca di dare una risposta e ti dice: benissimo, caro organizzatore, io i 500 e i 50 più uno di antidiritto te li lascio, però siccome le cose, come vedi, non funzionano bene, facciamo così: io ti metto a carico una quota di firme in più, 800.000, ma contemporaneamente ti dico che se tu raggiungi 800.000 firme, affinché il referendum sia valido, non ti chiedo più il 50,1% degli aventi diritto, ma ti dico che vale il 50,1% di quelli che hanno votato alle ultime politiche. In termini pratici, se noi lo rapportiamo a quello che è successo alle scorse politiche, un referendum che prende un quorum tra il 30 e il 35% è valido. È questa la proposta di chi vuole sottrarre ai cittadini la possibilità di partecipare, o è la genuina voglia di fare in modo che, sulla scorta delle cose che purtroppo non funzionano, consente una strada ai cittadini perché quel diritto sia maggiormente esercitato e meglio esercitato? Lo stesso tema si pone per le leggi di iniziativa popolare, e sono le ipocrisie che noi abbiamo in questo paese, anche in politica. La Costituzione prevede che ogni singolo cittadino possa, come dire, predisporre un testo normativo, ci raccoglie sopra 50.000 firme da parte dei cittadini, anche lì autenticate con i costi, eccetera, eccetera, e può presentarle in Parlamento. E infatti si raccolgono le firme, si va in Parlamento, che sia la Camera o il Senato, si bussa, in Parlamento c'è qualcuno che ti apre, come ti vede arrivare con le tue leggi di iniziativa popolare, apre uno straordinario cassetto e dice: li metta lì, richiudo il cassetto e l'esercizio del diritto costituzionale si esaurisce lì. Io sono in Parlamento da 15 anni, non ho visto una legge di iniziativa popolare che sia stata mai discussa. Cosa si fa? Si dice: bene, se questo è il quadro, io ti aumento le firme per le leggi di iniziativa popolare, ma contestualmente dico in riforma costituzionale che c'è l'obbligo nei regolamenti parlamentari di inserire una data certa nella quale quella proposta di legge sarà esaminata e votata dalla Camera, se è la Camera ovviamente, o il Senato se è il Senato. Cioè, ti aumento le firme, ma ti do la certezza che quello non è solo un diritto che sta sulla forma, ma che è un diritto che diventa sostanza, perché ci sarà un obbligo a che il Parlamento su quella tua proposta decide. Poi deciderà ovviamente il Parlamento liberamente, come su qualunque altra proposta di legge. È qualcosa in più. Trascuro, perché non voglio farla troppo lunga, il tema dei referendum propositivi. Non ci sono mai stati. I referendum che abbiamo in questo Paese sono semplicemente quelli abrogativi, cioè quelli che abrogano delle norme. E quante volte ci siamo detti: ma forse sarebbe importante consentire... Il referendum propositivo, per essere molto chiari e per dire sempre lo spirito con cui è stata affrontata questa riforma costituzionale, non è che è una cosa che fa comodo a chi sta al potere e a chi esercita il potere, perché è del tutto evidente che inserire anche la tipologia di referendum propositivo vuol dire che su alcune questioni sulle quali in Parlamento magari si ha una certa tranquillità in termini di maggioranza, se lo porti nel Paese magari non è così. Potrei parlare delle unioni civili, potrei parlare della legalizzazione delle droghe leggere, potrei parlare del testamento biologico. È complicato se si raccolgono le firme e si fa un referendum propositivo, dico per dire, sul testamento biologico, che se poi il 60%
degli italiani ti dicono che vogliono una legge sul testamento biologico, tu faccia finta di niente. È comunque una cosa che crea fibrillazione, secondo me positiva, nell'interlocuzione. Ma tutto si può dire che questo pacchetto non sia un pacchetto rivoluzionario dal punto di vista delle maggiori possibilità che hanno i cittadini di partecipare direttamente alla vita politica, democratica e anche legislativa di questo nostro paese. Ultimo punto. Risultato? Per chi? Lo vedi? Allora vado avanti per altri 45 minuti, scusa. Ultimo sostanzialmente punto, che è quello dei costi della politica. Qui noi ci dobbiamo intendere, io adesso vi faccio un ragionamento. Vale per tutta la riforma, ma vale in particolare per questo punto. Non è che noi abbiamo di fronte a noi tre o più scenari. Abbiamo uno scenario che dice che se passa questa riforma accade quello che vi dico adesso, un secondo scenario che dice che se non passa questa riforma non accade quello che dico adesso e non accade nulla, rimane tutto esattamente com'è. La premessa non è casuale. Con questa riforma, che innanzitutto diciamo fa seguito a delle decisioni che non quelli che salgono sui tetti, scelgono i tetti, vanno da una parte e girano dall'altra, fanno, ma che abbiamo fatto noi, abbiamo già tagliato circa 400 milioni di finanziamento pubblico ai partiti. A proposito di referendum, negli anni ci furono dei referendum che chiesero ai partiti di abolire il finanziamento pubblico. Ci fu il referendum, i partiti presero atto della richiesta del popolo italiano e diciamo la legge che fu fatta successivamente quadruplicò il finanziamento pubblico ai partiti, addirittura arrivando a darlo a partiti che non erano neanche più in Parlamento. Io vengo dalla Margherita, qualcuno di voi, se cito il nome Lusi, ha idea di che cosa parliamo. Parliamo di un tesoriere di un partito che non esisteva più in Parlamento perché noi eravamo entrati nel Partito Democratico e che, continuando a prendere milioni di finanziamento pubblico, non avendo neanche più il controllo dei militanti sul territorio che facevano richieste, invece andava pensato di occuparsi, non so se in California, dove andava, in Canada e compagnia bella di sue, con tutto quello che sapete. Era la evidente degenerazione. Sulla base di una richiesta popolare diceva di tagliarlo il finanziamento pubblico. Quelli che diciamo oggi sono contro la riforma sono quelli che a suo tempo il finanziamento pubblico lo hanno raddoppiato, ma anche questo lo possiamo trascurare. Però noi l'abbiamo tagliato. Contemporaneamente in questi due anni il Senato per conto suo e la Camera per conto suo ha fatto tutta una serie di interventi che non vi vengono comunicati semplicemente perché non fanno aumentare le vendite dei giornali, l'aumento degli ascolti in televisione, anzi probabilmente scremano un po' di quel aizzamento continuo che si fa nei confronti della politica, che pure ne ha combinate di tutti i colori. La Camera e il Senato, che per previsione costituzionale senza colpo ferire presentano un conto allo Stato e quel conto deve essere saldato, non è negoziabile, perché sono diciamo i principali organi di democrazia di questo paese, sia l'uno che l'altro hanno prodotto in questi due anni centinaia di milioni di risparmio all'anno allo Stato, perché sono intervenuti non solo sugli emolumenti dei deputati e vicenda, ma anche facendo un lavoro molto importante su tutta la burocrazia, che come noto quella della Camera e quella del Senato ha un suo peso anche dal punto di vista economico. Quindi non sto parlando della riforma, sto parlando già di alcune centinaia di milioni di euro che questo governo e l'azione di questo governo e del Parlamento sono riusciti a produrre senza che nessuno se lo ricordi minimamente. Poi c'è la riforma costituzionale. Allora, intanto ci stiamo... Qui adesso mi ride perché ho fatto la battuta prima quando stavo a trama. Il Senato non vedrà più 315 senatori. Ci saranno 100 consiglieri, ci saranno 100 senatori che hanno già un loro stipendio perché saranno o consiglieri regionali o sindaci. Quindi il costo netto dello stipendio di 315 senatori non ci sarà più. Dice Brunetta, vabbè ma so 54 milioni. E perché ti fanno schifo 54 milioni all'anno? Senza considerare che siccome nonostante diciamo siamo considerati la feccia del mondo, però comunque un po' lavoriamo,
È chiaro che non c'è più il vitalizio, ma quelli che percepiscono lo stipendio perché lavorano come senatori inevitabilmente poi maturano anche una pensione, visto che i contributi li versano. Quindi ai 54 milioni che fanno tanto schifo a Brunetta deve essere aggiunta una quota imponderabile, ovviamente, che necessariamente nel tempo si spalma per pagare le pensioni. E tendenzialmente, a meno che non facciamo una mozione popolare sperando che i senatori muoiano tutti a 65 anni, può essere pure che i senatori campano 80 anni e noi ci portiamo le pensioni per 80 anni. Se invece noi eliminiamo i senatori, non fisicamente, ma li eliminiamo dal punto di vista costituzionale. Io sapete perché sorrido? Perché adesso la stavo guardando. Perché i miei colleghi deputati, quando c'era la riforma, cioè no, tanto spaziamo via il Senato, e loro erano convinti che spaziamo via il Senato era solo un problema loro, perché dice tanto se levano loro e noi stiamo tutti qui, e non hanno ancora capito che ovviamente noi abbiamo un bel contenitore dove ci sono 945 persone e rimarranno disponibili 630 posti, e quelle 945 persone non saranno tutte quelle del Senato, però loro sono convinti che sono tutte quelle del Senato e noi andiamo avanti, e noi andiamo avanti così. Però dico, siccome non eliminiamo fisicamente ma li eliminiamo materialmente, ci sta anche il costo imponderabile delle pensioni. Poi ci sta il taglio dei finanziamenti ai gruppi regionali. Io non lo voglio quantificare, non lo so quantificare, già siamo a 54 più N delle pensioni. Poi ci sta quel taglio ai gruppi. Poi ci sta il taglio, o meglio il taglio, il tetto ai compensi dei consiglieri regionali, che saranno parametrati al sindaco del capoluogo di regione dove insistono. Sarà anche quella una cifra, un taglio non indifferente. Poi c'è un'altra cosa che gente come Brunetta dice, vabbè, ma è il CNEL. Il CNEL che notoriamente è, diciamo, la mattina quando ci alziamo noi pigliamo il caffè e poi ci poniamo il problema di che cosa possiamo fare con il CNEL, perché non sappiamo proprio. Cioè io penso che se voi andate in giro e chiedete alla gente che cos'è il CNEL, uno forse perché ha sbattuto contro la porta del CNEL nella sua gioventù si ricorda che è il CNEL, se no non lo sa nessuno. È uno straordinario ente che ha prodotto, che deve, diciamo, ha la funzione di proporre leggi al Parlamento su temi di particolare rilevanza e via dicendo, ne ha prodotti tre da quando esiste, cioè da 50 anni, e di questi tre provvedimenti non è stato votato uno solo dal Parlamento. Costo 20 milioni all'anno. Ora, diciamo, è una delle cose che da 30 anni si dice, vabbè, ma che ci famo con sto CNEN? Mettiamola da parte e facciamo qualcos'altro. Si fa, però anche questo dice, no, vabbè, ma 20 milioni. Oggi addirittura, è la prima volta che mi succede, a Trapani, un signore è intervenuto per spiegarmi che invece il CNEL ha una sua funzione fondamentale perché, diciamo, può aiutare a risolvere i problemi degli agricoltori. Ma io penso che se noi regaliamo agli agricoltori 20 milioni al mese all'anno saranno molto più contenti che se. Vabbè. Mettete, adesso la sto buttando un po' a ridere, ma mettete insieme tutto questo. Quanto incide tutto questo nel bilancio dello Stato? A parte il fatto che un po' incide, perché comunque quando iniziamo a ragionare, faceva i conti l'assessore giustamente alla sanità di quello che può voler dire avere 150-200 milioni all'anno. Ma diciamo non è solo quello, è che comunque, ma soprattutto è un segnale che la politica dà, che secondo me deve salvaguardare due principi fondamentali: che la democrazia in quanto tale non possiamo svilirla e dire semplicemente che deve solo risparmiare, perché a furia di risparmiare poi si finisce in un determinato modo, e che però la politica in modo particolare deve farsi carico del fatto che si è arrivati a un punto nel quale bisogna chiaramente intervenire per ridurre i costi. Al netto di questo non vi ho messo di quanto potrebbero ridursi i costi delle due burocrazie della Camera e del Senato, che in un principio di riorganizzazione chiaramente non potrebbero che portare dei risparmi. Sulla riforma ho finito, vorrei fare solo due considerazioni e un appello. La considerazione è la seguente, voi sapete che in tutto questo periodo girava nel nostro paese il combinato disposto. Alcuni di voi che sono come me e che hanno una certa età ricorderanno che nel 2008, se non mi sbaglio, nella campagna elettorale del povero Prodi iniziò a volare questo drone che girava per tutta l'Italia, che era il
adesso non mi viene, e vabbè, ve lo dico dopo quando mi viene, che il cuneo fiscale. E tutti che si interrogavano per strada, ma che Cristo sarà mai sto cuneo fiscale? Questo cuneo fiscale, ovviamente nessuno ha mai capito che fosse il cuneo fiscale, però noi siamo riusciti a perdere le elezioni grazie al cuneo fiscale. E qui è partito il treno del combinato disposto. Il combinato disposto sarebbe l'incidenza della legge elettorale, anzi, diciamo, il combinato disposto della legge elettorale con la riforma costituzionale, che parte da un presupposto che già di per sé è evidentemente sballato, che la legge elettorale è una cosa, la riforma costituzionale è un'altra e la Costituzione è un'altra, che votiamo per la riforma costituzionale e non votiamo per la legge elettorale, e che gli stessi costituenti, avendo fatto un dibattito a lungo se mettere la legge elettorale dentro la Costituzione, scelsero di tenerla a parte perché aveva, e infatti ha, una sua capacità di riforma che non richiede le stesse maggioranze protette, blindate, chiamatele come volete, della Costituzione. Quindi già mettere vicine e accostare due cose. Però siccome non giriamo intorno, il tema è: con la legge elettorale che ti dà quel premio di maggioranza abnorme, tu in realtà, unendoci tutti i consiglieri regionali eletti in Senato, cioè tutti i senatori, ti eleggi da solo il Presidente della Repubblica, che è uno scandalo in verecondo e via dicendo. Ovviamente chi è che sostiene questa tesi? Quelli che si sono addormentati e non si sono ricordati che questo accade oggi, perché la prima elezione di Napolitano a Presidente della Repubblica è stata esattamente eletta dalla maggioranza che usciva dalle elezioni e che era, tra virgolette, drogata dal premio di maggioranza abnorme alla Camera, esattamente come al Senato. Se non bastasse, la ragione per cui Berlusconi fa saltare il tavolo delle riforme costituzionali è perché Sergio Mattarella viene eletto sostanzialmente dalla maggioranza. Quindi questo accade adesso. Questo non può accadere dopo, primo perché sommando i deputati presi con l'abnorme premio di maggioranza e tutti i senatori si arriva a un numero tale che è inferiore di 5 al numero più basso che è previsto per eleggere il Presidente della Repubblica. E quindi tu hai necessariamente la necessità di fare un accordo più largo. Badate bene che sto ragionando come se chi prende il premio di maggioranza alla Camera poi prende 95 senatori eletti dalle regioni, cioè tutte le regioni. Siccome sia il caso, se dovessimo farlo oggi, che dubito che in Liguria noi prenderemo tutti i consiglieri regionali, visto che sono in maggioranza a centrodestra, vogliamo parlare della Lombardia? Vogliamo parlare del Veneto? Quindi è un'ipotesi che è semplicemente fuori da qualunque logica, ma pure considerandola mancano 5 senatori. Allora si dice, questo è vero, ma in realtà siccome è valutato sulla base dei votanti e non della base degli aventi diritto, basta che si mettono d'accordo tra di loro, qualcuno non viene a votare il Presidente della Repubblica e quindi automaticamente si abbassa ulteriormente il quorum. A parte il fatto che se mi devo mettere d'accordo per fare eleggere il Presidente della Repubblica uscendo dall'aula, forse è più sano e normale che io mi ci metto d'accordo stando dentro l'aula e condizionando la scelta del Presidente della Repubblica, non si capisce perché devo farlo di nascosto uscendo dall'aula. Ma anche se fosse, vi segnalo che nella storia delle votazioni del Parlamento italiano, Camera e Senato, come è del tutto evidente, il momento dell'elezione del Presidente della Repubblica è il momento che vede la massima partecipazione di deputati e senatori alle votazioni. Non c'è altra votazione nella quale sono tutti presenti per votare. Quindi l'argomento è del tutto inesistente. Assolutamente pretestuoso. Vorrei parlarvi della legge elettorale, ma veramente non vorrei portarvi al fischio finale, invece vorrei che qualcuno potesse godersi magari i prossimi 4 gol della Juve. Però una cosa ve la devo dire, mi si dice che cosa succede se passa il referendum, che cosa succede se non passa il referendum. Se passa il referendum, ve l'ho detto, finalmente torniamo ad essere un paese normale, un paese allineato con gli altri, un paese che compete con gli altri e magari mi auguro anche un paese che ha una maggiore forza interna ma anche una maggiore forza fuori dall'Italia per assumere finalmente la leadership dell'Europa che vorremmo, un'Europa molto diversa da quella che abbiamo di fronte a noi e che solo un'Italia forte con le tradizioni che ha l'Italia, da Ernesto Rossi e Spinelli, può rappresentare, dando un'idea
di quello che secondo noi deve essere Europa, che ripeto non è certamente questo. E poi sicuramente diciamo i problemi interni che noi abbiamo nella scioltezza, vorrei chiamare così, scioltezza di rapporti tra le diverse istituzioni che comunque decidono sulla nostra vita e su quella dei nostri figli, possa diciamo sperimentare la brezza di una maggiore capacità e concretezza d'azione, mettiamola così. Questo è quello che accade se vince il sì. E che soprattutto facciamo quello che stiamo cercando di fare da 35 anni e che non siamo riusciti a fare. Deve essere chiaro che in questo caso la politica la sua parte l'ha fatta. A tutti quelli che ci vengono a dire no, la casta ha fatto quello che doveva fare. Adesso la scelta è nelle mani del popolo. E qui nessuno si può sottrarre, si può decidere di stare a casa, si può decidere di votare no, si può decidere quello che vuole. Ma se grazie alla scelta di stare a casa, di non votare o di votare no, questa riforma non passa, io non voglio sentire il giorno dopo uno che si alza e dice ah no, non si risolvono i problemi del paese, perché questa volta la responsabilità non è della politica, è del popolo. E quindi questo è quello che io dico chiaramente, senza infingimenti. C'è un'occasione nella quale il voto di chiunque altro vale quanto quello mio e quello di ciascuno di noi che sta intorno a questo tavolo. Chi decide di non esercitarlo o di esercitarlo in un determinato modo, questa volta se ne assume la responsabilità, esattamente come noi ci assumiamo la responsabilità dei voti che diamo nella delega che ci viene data dagli elettori in Parlamento. Però diciamo, se io passa il sì, penso che noi abbiamo fatto un bel passo in avanti. Se non passa, cioè se passa il no, noi semplicemente rimaniamo fermi dove siamo. I costi della politica di cui vi ho parlato, gli fate ciao, ci vorranno altri 15 anni per approvare una legge che in altri paesi europei democratici e con i conti a posto si fanno in 3 anni, vedi quella sulle unioni civili, e magari la dobbiamo fare anche con i compromessi che siamo costretti a fare perché ci troviamo in questa situazione. Non parlo dello ius soli, non parlo del testamento biologico, non parlo di tante altre cose che magari mi stanno altrettanto a cuore. Sappiamo, ragazzi, le unioni civili ci abbiamo messo 13 anni, vi ricordate i Dico, i Pax, i Nox, i Lex, sono 15 anni esattamente nel rimpallo da una Camera all'altra, perché si pone anche il problema che la politica certe volte preferisce nascondersi. Il bicameralismo perfetto consente anche di non esporsi chiaramente e assumere una decisione, per cui se si vuole impedire che una legge sia fatta, invece di metterci la faccina e dire io voto no, si fa una legge, si manda al Senato, il Senato cambia una riga, ritorna alla Camera, la Camera cambia un'altra riga, ritorna al Senato, così come è stato con i Pax, le famose unioni civili negli anni, nelle scorse legislature, ping pong, e nessuno si assume la responsabilità di aver bocciato una legge. Quindi se il no passa, sicuramente tutto rimane esattamente com'è. Non voglio neanche caricarlo di quello che potrebbe peggiorare dal punto di vista, diciamo che tutto rimane com'è, una sola cosa non rimane com'è, ed è la legge elettorale, perché è del tutto evidente che questa legge elettorale, purtroppo e non a caso, è una legge elettorale che vale solo per la Camera. Dico purtroppo e non a caso, perché così chiudiamo in bellezza e parliamo anche di noi, anche un po' sinceramente, manca l'italicum per il Senato, perché nei tanti ricatti che abbiamo dovuto subire in un anno e mezzo dalla nostra minoranza, una delle questioni che è stata chiesta per poter votare la legge e la riforma è stato lo stralcio dell'articolo 2, che è quello che rendeva l'italicum anche per il Senato. E quindi noi non l'abbiamo, esattamente come, non so se ve lo ricordate, l'italicum entra in un modo, anzi esce dal Nazareno in un modo e si trasforma sostanzialmente nel corso del tempo, soprattutto su richiesta della nostra minoranza che ogni volta ci diceva o si cambia questo oppure io non la voto, non voto la riforma, il combinato disposto e vicenda. E quindi nella legge originaria il premio per ottenere, scusate, la soglia per ottenere il premio di maggioranza era al 35%, diventa 37% al primo passaggio parlamentare e arriva al 40% attuale con la conclusione, con l'approvazione della legge, perché la minoranza diceva se non si alza la soglia di maggioranza è la democrazia che salta. Bene, le soglie di entrata in Parlamento,
originariamente erano all'8% e poi a declinare. No, si impedisce la partecipazione democratica, allora le lobby si impadroniscono della politica e dicendo se non cambia questo non votiamo la legge e abbassiamo la soglia di entrata al 3%. Poi ci sta la cosa rivoluzionaria che è quella dell'introduzione delle preferenze, quelli che diciamo quando c'era la possibilità di mettere le preferenze chiedevano il Mattarellum, quando c'era la possibilità di fare il Mattarellum chiedevano le preferenze, adesso che abbiamo superato il Mattarellum perché abbiamo dato contro, siamo arrivati e abbiamo messo le preferenze, adesso tornano indietro e dicono vogliamo il Mattarellum 2.0, perché noi questo è il quadro nel quale ci muoviamo, però ottengono una cosa che secondo me è barbara e che ci fa tornare indietro di 30 anni, l'introduzione delle preferenze, il 75% dei deputati sarà eletto con le preferenze. Potrei continuare. Il vaglio preventivo della Corte Costituzionale per le leggi elettorali inserito in Costituzione. Fatemi togliere una chicca, va. Poi veramente chiudo, non vi disturbo più. Però ve la voglio togliere perché questo vi dà la misura di come diciamo, noi agiamo e di quanto abbiamo concesso alla nostra minoranza. E allora, introduciamo il vaglio preventivo delle leggi elettorali nella Costituzione affidato alla Corte Costituzionale, cioè un organo di garanzia che deve decidere sulla base della legislazione del Parlamento, interviene preventivamente condizionando il Parlamento, piccolo particolare che il Parlamento è eletto a suffragio universale dal popolo e la Corte Costituzionale, con tutto il rispetto, è eletta in un modo molto diverso, quindi la volontà del popolo. Io mi permisi di dire che mi sembrava una cazzata. Ah, non capisci! A suo tempo c'era ancora lo statista da Torre che indicava la strada del processo riformista del nostro partito. 12 marzo 2015, legge elettorale, Criscuolo. Il presidente della Consulta, in carica, Alessandro Criscuolo, boccia la norma sul giudizio preventivo. Il giudizio preventivo affida alla Corte Costituzionale un compito che non le spetta, perché la Corte giudica sulle leggi approvate e sarebbe una sorta di consulenza preventiva alle Camere che forse non è proprio opportuna. Però abbiamo mollato anche questa perché sembrava che fosse, come tutte le altre, decisiva per avere il voto della minoranza sulla legge elettorale. Non vado sulle altre. Che cosa accade? Che non abbiamo una legge elettorale per il Senato. A questo punto deve essere chiaro a noi, e veramente spero che questa chiarezza si espanda, non essendoci una legge elettorale per il Senato e avendo una legge diversa per la Camera, noi se la riforma costituzionale viene bocciata dobbiamo necessariamente fare una nuova legge elettorale, che non potrà essere l'Italicum, perché la fatica che abbiamo fatto per approvarla alla Camera certamente non sarà possibile farla al Senato. Se vogliamo fare una legge elettorale, che tendenzialmente dobbiamo fare, perché sarebbe veramente solo noi saremmo in grado di andare a votare con una legge elettorale alla Camera e con una legge elettorale opposta al Senato, quindi bisognerà trovare un compromesso. Con chi lo troviamo il compromesso? Inevitabilmente dobbiamo scegliere tra quelli che stanno all'opposizione, i quali hanno già detto chiaramente cosa pensano. Berlusconi, senza proprio porsi il problema, ha detto io voglio un bel proporzionale puro, che non è mica scemo, per tutto gli si può dire tranne che è scemo. Primo gli risolve il problema con Salvini perché ognuno va per conto suo, poi dopo si vede. Lui si prende il suo 10-15% che sa perfettamente che diventa la golden share di qualunque governo si faccia nei prossimi anni, atteso che i 5 Stelle a fare un'alleanza per governare, come avete visto e come avete sentito, non ci pensano per niente. Quindi Berlusconi sceglie la proporzione. Grillo, vi ricordate, solo qualche settimana fa sono uscite dichiarazioni dicendo ma noi siamo per una legge proporzionale. D'altra parte il loro come lo chiamano, Democratellum è sostanzialmente una legge proporzionale. E non c'è da stupirsi, arrivo a te. Ma scusatemi, dopo diciamo quello che lui ha assaporato accade ogni volta che loro vanno a gestire qualunque tipo di potere, che sia Bagheria, che sia Civitavecchia, che sia Roma, che sia Livorno, che sia non so, a Pomezia e che sia non so che cosa. Ma voi davvero pensate che a Grillo gli passa per l'anticamera del cervello di concorrere per avere effettivamente il governo del paese? Ma non ci pensa lontanamente.
Non ci pensa perché gli conviene molto di più lucrare con una legge proporzionale. Lui col suo 28-29% prende un numero di deputati infinito in più di quanti non ce n'è adesso, perché adesso ovviamente, essendoci il premio di maggioranza, quelli che dovrebbero andare col proporzionale all'opposizione vengono presi grazie al premio di maggioranza dalla maggioranza, e quindi l'opposizione ce n'ha di meno. Ma se tu fai un proporzionale puro col 28-29% aumenta i senatori, aumenta i deputati e soprattutto aumenta i soldini, perché loro non prendono il finanziamento pubblico, anche perché noi lo abbiamo abolito, ma i finanziamenti ai gruppi parlamentari consistenti aumenteranno. Ho fatto una battuta prima, questo sicuramente ci rasserena, perché così magari Casalino potrà stare un po' più comodo nella nuova casa, che sarà un po' più larga grazie ai fondi con i quali gli pagano la casa. Ma questo purtroppo sappiamo perfettamente che significa soldi che vengono spesi. Quindi noi diciamo abbiamo Berlusconi che vuole il proporzionale e Grillo che vuole il proporzionale, e quindi inevitabilmente scivoleremo in una legge proporzionale, perché sti grillini poi sono anche, diciamo, sotto un certo punto di vista vanno anche compresi, no? Cioè, nel senso che loro non vogliono governare, è chiaro che fanno molto, si divertono molto di più a dire che noi siamo i ladri, che noi siamo... Poi succedono delle cose curiose, no? Per esempio nella mia città, qualche tempo fa, non so se vi ricordate, quel povero disgraziato persona per bene del ministro Poletti, che 10 anni fa era il capo delle cooperative, viene invitato, come gli accade di fare, come gli accadeva di fare in tutta Italia, a una cena sociale di festeggiamento di non so che cosa di una cooperativa romana, che aveva come presidente della cooperativa tale Buzzi, e quindi lo fotografano in questa cena mentre lui fa la cena sociale con altra gente, e via dicendo, c'è anche Buzzi. Distrutto no, perché il ragazzo è bello resistente, ma massacrato, linciato, con le foto, ladro, bandito, bastardo, non so, di tutto gli hanno detto, perché aveva partecipato a una cena con tale Buzzi, che è quello che è stato, se non tutti lo sanno, che è stato arrestato tra i principali, diciamo, artefici di Mafia Capitale e 416 bis romani. Poi succede che l'assessore Paola Muraro all'ambiente, quella che ha preso delle consulenze milionarie, ma ben per lei e per chi dovrà decidere come le ha prese, grazie a un'intercettazione si viene a sapere che dialogava al telefono con Buzzi per discutere degli appalti a Rimini. Allora uno dice: scusami, ma quello l'hai massacrato perché... E la risposta è proprio plastica. E vabbè, ma dice, quella è un'intercettazione senza rilevanza penale. Cioè, ragazzi, è come quando per l'appunto, se il centrodestra o il centrosinistra falsificano le firme a Torino per la presentazione delle liste, tra un po' chiederanno la pena di morte. Se casualmente succede a Palermo, dove non solo vengono falsificate le firme, ma vengono rubate le firme da un'altra cosa che non c'entra niente per sottoscrivere la loro lista, apprendiamo che sono solo dei poveri ingenui e che avevano copiato perché si sono sbagliati. Perché questi sono i grillini. E allora, ragazzi, voi pensate che con tutto quello che si sta dipanando loro pensano lontanamente a governare? No, ho finito. Il problema è che io capisco Grillo, capisco Berlusconi. Quello che io proprio non riesco a capire e accettare invece sono Bersani, Speranza, D'Alema. Questi non si capiscono più, perché loro devono sapere e noi dobbiamo sapere che grazie a una scelta irresponsabile che li vede in contraddizione, perché la riforma costituzionale l'hanno approvata, contribuendo a bocciare la riforma costituzionale, ci condannano a noi comunità, PD, al centro-sinistra, all'intero paese, a fare governi con Berlusconi per i prossimi 10 anni. Loro che si piazzano su un piedistallo a sinistra e ci indicano a noi cosa è essere di sinistra, stanno condannando questo paese, questo partito e questo centrosinistra a governare con Berlusconi per i prossimi 10 anni, perché se salta la riforma costituzionale, con il proporzionale non andiamo da nessun'altra parte. Un appello a voi: il referendum si vince con un voto di scarto, non c'è quorum.
Quello che ciascuno di noi può fare, e lo continueremo a fare per 13 giorni, è importante, ma è del tutto irrilevante rispetto a quello che ciascuno di voi può fare. La cosa che ho detto prima nei confronti del popolo italiano vale in questo caso anche per ciascuno di voi. Ciascuno di voi deve sapere che porta con sé la responsabilità, soprattutto se è informato e convinto, di poter essere determinante nei prossimi 13 giorni per fare in modo che questa battaglia di civiltà e per il futuro non tanto nostro, ma delle generazioni che ci stanno a cuore, quella dei nostri figli e magari dei nostri nipoti, possa avere qualche, diciamo, tratto di rosa in più di quello che non è in questo momento. Se noi, con tutti gli strumenti che vogliamo, il caffè, il tè, WhatsApp, quello che è un bicchiere di vino senza ubriacarsi possibilmente, facciamo quello che c'è da fare, ma ciascuno sappia che se parla e riesce a convincere anche solo 3, 4, 5 persone, e questo lo fanno le tante persone che sto incontrando in questi giri che faccio, io sono sicuro che noi certamente vinceremo il referendum e soprattutto garantiremo al nostro Paese ancora un anno e mezzo di governo che è tanto indispensabile per raggiungere i traguardi che attendevamo da tanto tempo. Grazie davvero e mi scuso e spero che la Juve abbia definitivamente vinto. Grazie, grazie a Roberto Giachetti per questa illuminante lectio magistralis sulla riforma costituzionale. Sicuramente andremo a votare tutti con le idee più chiare. E permettetemi un ringraziamento a Marco Campagna, segretario provinciale del Partito Democratico, e a Giacomo D'Annibale, coordinatore del comitato Basta un Sì, che per motivi di tempo non sono intervenuti, ma che si stanno spendendo veramente tanto durante questa campagna referendaria. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi per la vostra presenza, per la vostra pazienza, per l'ascolto, e buon voto a tutti.